E ciao ragazzuoli, benvenuti o ben ritornati qui nel mio canale, io sono Rick ed eccoci qui oggi con un nuovo video. Per l'occasione andiamo a fare l'unboxing di degli ultimi giochi usciti, anzi l'ultimo gioco uscito per Wii U. Nello specifico stiamo parlando di Xenoblade Chronicles X, secondo episodio di quella che è una delle saghe più apprezzate dei JRPG. Degli ultimi tempi, ovvero Xenoblade Chronicles, il primo ha fatto davvero la gioia di tutti gli appassionati di questo genere. È una vera e propria pietra miliare. Vediamo se questo secondo episodio si manterrà sugli stessi livelli oppure no, insomma, speriamo ovviamente di sì. Allora, è la Limited Edition, questa come potete vedere, dal fatto che è c'è scritto ovviamente qua in basso ed è una scatolotta decisamente più corposa rispetto alla classica scatola del CD contenente semplicemente il gioco. Allora, andiamo a vedere che cosa contiene. Allora, qua sopra vediamo indicati i contenuti che poi andiamo comunque a vedere più nel dettaglio prima di aprire. Allora, dietro ovviamente c'è scritto in svariate lingue, perché ormai è risaputo che per Wii U le Limited Edition sono in un'edizione sola contenente tutte le lingue, quindi non c'è una localizzazione unica, o perlomeno la maggior parte delle volte. Allora, qui è dove costruiremo il nostro futuro. Dopodiché un po' di immagini come al solito, e poi vediamo esplorazione. Scopri le immense distese del pianeta Mira e combattimento. Usa micidiali tecniche per affrontare le feroci creature che popolano Mira. Poi Skells. Sfrutta la potenza di queste formidabili macchine da guerra. Ok, allora è riportato sotto un po', sono riportate le specifiche tecniche, quindi un giocatore online è 1 a 4, se non sbaglio. E non capisco. Ah, da 1 a 4 insieme, e invece da 1 a 32 no, non nello stesso momento. Non so, non so che cosa significhi, ragazzi, ma tant'è. Poi, paddone necessario, ma anche pad e anche tastiera, cosa un po' strana, ma ok. Allora, andiamo poi a vedere nello specifico, a leggere qua in basso, che cosa contiene questa Limited Edition. Allora, il gioco ovviamente, poi la steelbook, voi non vedete molto bene, vi chiedo scusa, ecco la steelbook, dopodiché un artbook, una mappa e un poster doppio lato. Ok, tutto raffigurato qua sopra ovviamente. Ok, oggi la telecamera fa i capricci. Andiamo ad aprire. Ok, sempre bella comunque la cura che nel confezionamento dei giochi, nonostante appunto la scatola non sia mai localizzata in una singola lingua, ma presenti tutte le lingue europee, però all'interno c'è sempre il poster, se e quando c'è, è sempre incartato nel nylon, quindi cosa molto molto piacevole. Allora, procediamo con calma. Vediamo prima di tutto la steelbook. Questa è la steelbook, davvero molto molto bella, riportante ovviamente la copertina del gioco con lo scale, ovvero questo Mac che poi andremo a guidare, che fa parte, è una parte fondamentale ovviamente del gioco e una peculiarità. Ed ecco qua ancora all'interno altri due, una visuale con altri due scales. Ed eccolo qui. Tutta liscia, non c'è nulla in rilievo. Dopodiché andiamo a vedere l'artbook, che è tutto nero, ma come avete visto già è presente la scritta Xenoblade X non in rilievo, ma comunque essendo lucida su una parte opaca, sul resto della copertina opaca, ovviamente risalta
immediatamente qualora ci si trovi sotto una fonte di luce come noi adesso. Andiamo a dare un'occhiata veloce a questo artbook. Artbook che comunque vedete non è gigantesco, classico artbook da limited di queste dimensioni. Ok, sono per lo più immagini a computer, non disegni veri e propri. Forse questo no, neanche. Questo è un esempio di una costruzione. Ecco qua, questi sono invece bozzetti e disegni che io apprezzo sempre molto perché, ecco, questi sono addirittura schizzi che vanno proprio a farci capire direttamente quali erano le idee proprio alla base degli sviluppatori, visto che il disegno è la prima cosa che viene fatta per restituire un'idea. E guardate qua i mezzi. Poi si torna ai paesaggi. Davvero molte immagini per pagina. Guardate queste. Questo è l'interno della Steelbook, come potete ricordare. Guardate questo che bellissimo disegno. Qua ci sono appunto tutti i Mac, tutti gli scale. Guardate, questo sembra il Tyrant quasi. Ok. Stranissima questa pagina qua, appena disegnata, quasi non si vedeva nemmeno. Non si vedevano nemmeno i contenuti. Ecco, alcuni bozzetti illustrativi, anzi bozzetti, immagini vere e proprie finite, che danno un po' l'immagine e l'idea del gioco, dell'ambientazione di gioco. Guardate queste pagine fitte fitte di disegni, davvero belle. Davvero un bel artbook, non c'è niente da dire. Davvero bello. Davvero bello, ragazzi. Non pensavo, ma è davvero di qualità. Davvero di qualità. Andiamo ad aprire il gioco, ragazzi. Peccato sempre per questi bollini giganteschi presenti in copertina. No, direi che non c'è nulla di diverso, anzi, ci sono addirittura meno informazioni rispetto a quelle che ci venivano date dietro. Vediamo se riuscirò ad aprirlo in un tempo relativamente basso. Sì, dai, ce l'ho fatta. Oddio, non cantiamo vittoria troppo presto, no, dai. Ok, vediamo se all'interno della confezione ci mostra qualche sorpresa. Gioco e no, mi sa proprio di no. Solita garanzia, informazioni importanti e vabbè, manuale dell'accensione del gioco più che altro, della console. Nulla di che, scialbo, scialbissimo, ormai anche Nintendo si è adeguata. E andiamo a vedere per l'ultima cosa il poster doppia faccia e la mappa. Allora, questa deve essere la mappa. Allora, è innanzitutto di una carta patinata, quasi una plastica, ecco. Vedete com'è lucida? Dai riflessi potete intuire che è proprio quasi plastica. Magari lo giro anche dal punto, cioè lo giro dal verso il corretto anziché al contrario, è meglio. Allora, mappa davvero molto molto dettagliata, se devo dire la verità. Non è molto grande, vedete, cioè non è molto grande, sarà un 50 centimetri per 35, 30, 40 centimetri, però davvero fitta di informazioni, vedete,
tutte le parti della mappa racchiuse in questi schemi con all'interno tutti i quadranti. Vediamo, sì, c'è anche l'italiano, vediamo, vi faccio vedere da vicino. Lago del Fosforo Bianco, Isola Sperduta di Zuo, Carovana d'Ango e via così. E dopo, ovviamente, a ogni parte dello schema corrisponde un oblò che va poi ad identificare meglio la parte interessata. Ok, mettiamo un attimo da una parte. Andiamo a vedere il poster doppia faccia. Il poster invece è di cartone, cartoncino. Molto bello, tra l'altro. A me piacciono molto queste cose, questo tipo di cartoncino. Mi dà l'impressione proprio di un disegno appena fatto e non di una stampa. Ed ecco qui. Questo è uno, è grande all'incirca come la mappa, quindi una cinquantina di centimetri per 35 e su per giù. Andiamo a vedere l'altro lato. No, ecco, dall'altro lato c'è la copertina completa del gioco. Bene, ragazzuoli, questo è il contenuto della Limited Edition di Xenoblade Chronicles X, che andando a ricapitolare si tratta del gioco, la steelbook, un artbook, una mappa e un poster dal doppio lato, dalla doppia faccia. Insomma, un'edizione in linea con gli standard ormai delle limited edition di Nintendo, bene o male, sono sempre quelli. Il gioco speriamo sia fenomenale come il primo episodio, ma insomma, andremo a provarlo e insomma, vedremo. Per il resto vi chiedo di lasciare un commento per dirmi la vostra qui sotto, discutiamo un po' su questo gioco, se vi piace, se vi è piaciuto il primo, se avete già acquistato il secondo, se lo farete, se insomma, che cosa ne pensate? Lasciate anche un mi piace per farmi capire se avete gradito il video, naturalmente. Lasciate un mi piace anche alla pagina di Facebook che trovate in descrizione per rimanere sempre aggiornati sui video. E noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao ragazzuoli!